Alla Facoltà di Ingegneria dell'Università di Modena e Reggio Emilia ha presentato un progetto che potrebbe in futuro rivoluzionare il nostro modo di viaggiare. Vediamo. Si chiama Maat, come la dea egizia della ragione. Oggi si può definire un sistema di trasporto di merci e persone avveniristico, ma, come è successo per altre grandi innovazioni tecnologiche, non è detto che prima o poi non diventi un sistema per viaggiare, tra virgolette, normale. Basterà prendere una navetta ascensore, salire a quota 16.000 metri, dove ad attendere ci sarà una specie di dirigibile, del tutto autonomo dal punto di vista energetico e che resta sempre in quota nella stratosfera. Il tempo di raggiungere la destinazione ad una velocità che va dai 200 ai 300 km all'ora e ridiscendere. A chi queste cose le ha viste solo nei film pare fantascienza, ma non è così per gli ingegneri che l'hanno progettato. È un problema di elevatissima ingegneria, ma non ha alcun quello che si chiamano showstopper, cioè impossibilità di poter andare avanti. Abbiamo ricevuto un finanziamento per questo sistema perché l'Unione Europea ha pensato di fare un bando e a questo bando noi abbiamo partecipato. Questo ci consente di realizzare il dimostratore. Nell'arco di 3 anni siamo in grado di realizzare il prototipo. Chissà che da Reggio Emilia, ex capitale dell'industria aeronautica italiana, non prenda il volo un giorno, il primo velivolo per un viaggio stratosferico.